ancora un popolo. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata al Castello di Savuto, visto che sappiamo che il tema sono le donne e in questo caso le canzoni di De André dedicate alle donne, giusto? Allora, le donne nel mondo dell'arte, stasera in modo particolare Cora un Popolo faranno una rivisitazione delle musiche e delle canzoni di Fabrizio De André, quindi le donne di Fabrizio De André nel mondo dell'arte, perché sappiamo la sua arte, il suo essere artista, cercheremo di comunicarlo attraverso la musica. E un'ora circa di cantato attraverso la lettura di alcuni testi della nostra attrice Raffaella Reda e tante altre sorprese. Senza svelare, diciamo, le sorprese, c'è comunque un testo, una canzone che non so, ti rappresenta di più, comunque ti emoziona di più delle canzoni di De André? In una intervista di Vincenzo Mollica negli anni 80 più o meno, venne chiesto a Fabrizio De André qual è la canzone che più ti assomiglia. Lui rispose in modo sintetico e glaciale: sicuramente Bocca di Rosa. Io ti rispondo allo stesso modo: sicuramente Bocca di Rosa. Vi troveremo in giro quest'estate in qualche altra location? Dove reperire, diciamo, i contatti, a parte immagini social? I social, quindi la nostra pagina Facebook Cora un Popolo Bis, il nostro sito internet. Saremo da Trebisacce a Terranova da Sibari e gireremo l'entroterra cosentino, speriamo anche di uscire fuori.